Il 2020 lo ricorderemo anche per un altro record negativo, quello dei sequestri di cocaina in tutta Italia. La pandemia stravolge anche le dinamiche del traffico internazionale di droga e nello stesso tempo dimostra la straordinaria resilienza delle organizzazioni criminali. Se il crollo del commercio ha reso più difficile nascondere gli stupefacenti tra le merci, la ripartenza è stata subito cavalcata, come spiega bene la relazione annuale del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza sui servizi antidroga. Così il 2020, l'anno del Covid, è stato caratterizzato dal record assoluto dei sequestri di cocaina, 13,4 tonnellate, in aumento del 62% rispetto al 2019, metà di questi solo nel porto di Gioia Tauro. Sintomo di una ripresa fortissima delle importazioni dal Sud America, ma anche della nascita di nuove rotte, con la 'ndrangheta ormai egemone e la Calabria diventata un hub internazionale per la merce diretta nei Balcani. In un quadro che cambia così velocemente è fondamentale l'azione dell'antidroga. Quest'anno ricorre il trentennale della sua istituzione, che coordina l'azione di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri in sinergia con le forze di polizia internazionali. 23.000 le operazioni condotte in 12 mesi, da quelle di sorvolo per trovare le piantagioni a quelle sotto copertura, per un totale di 58 tonnellate di droga sequestrata, in crescita del 7,41% rispetto all'anno precedente. La cannabis resta lo stupefacente più sequestrato, ma aumentano in modo esponenziale le droghe sintetiche, molte non ancora catalogate, più facili da reperire in rete e consegnate a casa anche con corrieri travestiti da rider. Uno stratagemma come quello di usare le ambulanze per il trasporto durante il lockdown. Di oggi la notizia di 8 arresti a Messina.